Oh, buongiorno agli amici di Ciao Como, eccoci un splendido paesaggio qui alle nostre spalle, come potete vedere, panchina bellissima e un parco altrettanto bello, la mostra di Villa Olmo alle nostre spalle, come viva la città. L'organizzatrice Elena Salvaneschi è qui con noi. Buongiorno Elena, grazie. Ciao a tutti voi, buongiorno. Di Ciao Como. Buongiorno, grazie Elena. Senti, quasi rush finale, forse un po' prematuro, però insomma ci avviamo verso un po' la conclusione, no, di questa rassegna. E allora, che cosa avete da qui a novembre in programma? Ah, una serie infinita di cose, perché in realtà questa per noi, più che rush finale, è l'inizio della seconda parte di una pianificazione chiaramente complessa come quella di questa mostra. In questo momento è partito l'autunno e quindi tutte le attività che possono essere rivolte al ritorno dalle vacanze. Abbiamo una serie infinita di eventi collaterali che vanno dalle presentazioni di libri ai reading di poesia, agli spettacoli. Vogliamo far vivere la mostra in tridimensionale non soltanto guardando i quadri, che peraltro sono bellissime le opere esposte, che lo sono altrettanto. È una mostra culturalmente leggibile in svariate maniere, da quella più approfondita a quella più semplice. Abbiamo in programma molte cose, ci fa per esempio estremamente piacere che contemporaneamente a questa mostra, in questo momento, tutta la città di Como si stia muovendo culturalmente con l'evento Fuori di Mostra con cui collaboriamo. È un modo per dire che fare cultura vuol dire anche socializzare, lavorare insieme, fare delle cose per la città e per i suoi abitanti. Ecco, intanto in questi momenti, da quando siamo qui, ho visto che parecchi stranieri comunque si avvicinano incuriositi, guardano, alcuni sono entrati. Com'è la risposta appunto del pubblico, magari straniero soprattutto? Fino ad agosto è stata molto buona. Adesso a settembre sbobineremo, come si dice in termine tecnico, i dati alla fine del mese. Fino ad agosto abbiamo avuto il gruppo più forte, è stato quello dei francesi, cosa che per esempio ha causato qualche stupore, perché normalmente nel momento in cui si parla del lago di Como si tende a parlare di olandesi e di tedeschi, invece noi abbiamo avuto moltissimi francesi, chiaramente anche tedeschi e olandesi sono venuti, ma i francesi sono stati il gruppo maggiore. I russi forse sono un po' mancati dovunque, dovuto alla crisi che sta attraversando il paese, alla crisi economica e alla crisi proprio di movimento del popolo russo. E poi si sono mossi anche tanti italiani, non soltanto da Como, ma da tutta la Lombardia e in generale dal nord Italia. Mi incuriosisce appunto sapere da Elena che risposta ha dato Como, i comaschi, che risposta vi hanno dato? Inferiore alle attese, pari alle attese, superiore, com'è stata? Allora, leggermente inferiore alle attese rispetto all'anno scorso, però va detto anche che quest'anno rispetto a Como, città di Como Comaschi, abbiamo iniziato il 17 luglio, quando forse molte persone erano già andate in vacanza, molte famiglie. Questa è una mostra che è stata molto apprezzata anche dalle famiglie, anche perché abbiamo fatto un'ampia attività didattica dedicata ai bambini e ludica dedicata ai bambini. In questo momento in realtà stiamo vivendo una serie di prenotazioni di gruppi, di famiglie legati a circoli culturali, ad associazioni culturali, anche a scuole. Addirittura l'asilo, abbiamo in questo momento in discussione per trovare le date più idonee a bambini così piccoli, almeno 6 prenotazioni da scuole primarie inferiori, quindi dall'asilo, e questo è naturalmente molto importante. Ha avuto un successo importantissimo l'attività che ha proposto la Fondazione Gaber con la conferenza spettacolo legata a Giorgio Gaber. Abbiamo avuto 120 prenotazioni in 2 ore e mezza, tanto che dobbiamo chiedere alla Fondazione di fare delle altre attività, di fare almeno qualche altro appuntamento, perché sennò non riusciamo ad accontentare le scuole che vogliono venire. Beh, insomma, ecco, c'è anche questo aspetto quindi decisamente importante, no Elena, che non è da sottovalutare ovviamente. È una proposta culturale, per chiudere, importante questa che arriva dal Comune di Como, no? E che tu ovviamente adesso hai allestito e organizzato. Proposta bella, lo dicevi anche già in sede di presentazione, confermi, ribadisci? Confermo, e ce lo dicono anche quelli che vengono a visitare. Appunto, perché mi dicevi che molti che escono da quella porta, che vediamo alle nostre spalle, dicono che è una mostra bellissima, l'apprezzano, insomma, l'apprezzano. Promossa, certo. Perfetto, molto bene. Elena, intanto grazie della cortesia che ci hai riservato, buon lavoro e magari una risentirci a presto con nuovi appuntamenti. Grazie, grazie anche a voi, ciao.